Buongiorno a tutti, Martino Pazienza. Cercherò di essere veloce, apposta mi sono scritto quello che vi voglio dire. Covid-19, Conte, il generale che ci porterà allo sfascio. Buongiorno a tutti. Il Covid-19 è una guerra, se non l'avete capito, italiani che state aspettando l'obolo con la mancia elettorale fatta apposta, come tutti i regimi che si rispettino. Per essere votati al momento del bisogno. Stanno cercando di accontentarci, non personalmente, perché io sono uno dei tanti che non percepirà nulla, ma se anche la dovessi percepire, la vorrei dare alla sanità, a quei poverini che stanno dando e rischiando la loro vita per salvarci tutti quanti, da un punto di vista medico. L'Italia, per un retaggio culturale e per la paura di rientrare in una dittatura, senza accorgersi con una democrazia pauperata del voto dei cittadini, si è rimessa in una dittatura di ben altra specie. Mi assumo le responsabilità di quello che dico perché sono un uomo libero e tale voglio rimanere. Ho le mie idee e la mia capacità di manifestarla. Avvocato Conte. Non presidente in mio nome, non presidente in nome del 50% degli italiani, eletto da una legge elettorale purtroppo fatta anche dall'opposizione. Lei sa benissimo che cosa sta facendo, perché ha la cultura per non avere scusanti di incapacità. Ha giurato davanti al Presidente della Repubblica di servire questo Stato e di non tradire i cittadini. Mi sembra che stia succedendo tutto il contrario. Spero presto, ma molto presto, verrà giudicato, a mio modo di vedere, per tradimento del popolo italiano e genocidio. Genocidio. Parlo agli italiani, se non avete capito che in guerra si va con dei generali per vincerla e non con gente che non accetteremmo come amministratore dei condomini, consiglio di guardare la storia nelle peggiori dittature dei paesi dell'America Latina. Il Parlamento, esautorato con dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci stanno portando nel baratro di una crisi sociale, civile ed economica, non ha futuro. Solo ora si stanno ricordando di andare un terzo dei parlamentari che noi paghiamo. Non è polemica in questo momento di guerra. In questo momento il principale nemico da combattere è il Covid-19. Pertanto a poco varranno le elemosine elettorali che state elargendo solo ad una parte degli italiani. Per come la vedo io, il 70% delle risorse le dovreste destinare alla sanità e alla ricerca. E per esempio a quelle piccole aziende che stanno dimostrando di essere molto più italiane che di quelle che ci stanno governando. Non vendo niente, ma leggo i link di due video su YouTube, uno di un dottore che si lamenta della mascherina uguale a questa che vi mostro, scusatemi, che anche questa non serve a niente, ma il comune dove vivo ci ha elargito con la speranza che domani rivoteremo lo stesso sindaco, pur avendo pagato le tasse e pur avendo noi diritti, non solo doveri. Nel link vedrete anche i ragazzi che hanno modificato la maschera da Slorling. Non riceverò nulla, ma sono convinto che l'unica soluzione di snorkeling, scusate, non riceverò nulla, ma sono convinto che l'unica soluzione è fare dei pacchi famiglia alimentari consegnati direttamente presso le case dei volontari. Esercito e io aggiungerei dai percettori dei redditi di cittadinanza. Lo Stato sospendesse le tasse fino a termine coronavirus come ha fatto Macron e paghi tutte le bollette se ci vuole aiutare. Gli italiani liberi non hanno bisogno di elemosine, hanno bisogno di ritrovare il loro futuro con la fine di questa pandemia.
Solo dopo possiamo occuparci della rinascita, solo dopo possiamo occuparci di quelle che sono le macerie che sono state lasciate da questa pandemia. Come è stato in tempo di guerra, sacrifici per tutti, anche per l'avvocato Conte, ripeto, non mio presidente, che ha trovato il tempo di rinnovare l'ordine dell'acqua minerale per la Camera. Italiani, svegliatevi prima che sia troppo tardi.